Oggi proveremo a battere un record. Proveremo a fare la frittatina napoletana più grande al mondo. E se arriviamo a 50.000 mi piace, faremo la torre di pizza più alta del mondo. Bene ragazzi, carichi non mai da più gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile, perché oggi ragazzi andremo a battere uno dei record al mondo più famosi in Europa, inventati da noi, perché ci siamo stufati di mangiare le cose con le porzioni normali. Noi vogliamo esagerare. Abbiamo chiamato per l'occasione Gian e siamo da Colossus. Praticamente lui ragazzi ci ha proposto questa idea: dobbiamo andare a fare la frittatina più grande del mondo, no? Dicevi. In realtà loro sono dei grandi mangiatori di frittatine, sì. Sia qua, ma hanno fatto pure 10 kg di frittatine. Sì, finisco, sì, anche sì. Ne sa qualcosa con i postumi. Praticamente abbiamo deciso di fare una frittatina gigante. Andiamo. Solo andiamo. Con lui potevamo farlo. Entriamo ufficialmente nelle cucine Colossus. Abbiamo fuoco a tutto. Allora però prima di vedere quella grande voglio vedere quella che fate voi normale. Perché non la conosci bene. No. Almeno a 3 o 4 alla settimana ne avrò mangiato. Eccola qua. Parte tutto da qui ragazzi. Ammassaggiate. Bagnetto, oh. Emozioni. Dopo averla fritta, è quella che non hai mai visto. La frittatina più grande del mondo. Facciamo una piccola incisione. Mado. Mi ricordo vagamente. Comunque questa posso dire. Allora è stata la prima frittatina, veramente. Non so se l'ho mai detto in un video. La prima frittatina che si avvicina di più a quella della nonna. Sì, forse lei l'abbiamo detto. Tu l'hai mangiata quella della nonna, no? Non ho mai trovato un posto che la facesse meglio, vero? Vai giù. Ma di che parliamo? È schifo. Allora li togliamo da mezza, la sanno fare questa frittatina. Paio è assurda, dai. Ma più di quella di dopo, che cacchio stiamo combinando? La mettiamo al forno, avete visto? E lo riconfermo, è uguale a quella della nonna, ma io non cambia mai, non so. Vabbè, effettivamente la fa sempre bis. Cioè. Ma non è che se togliamo la maschera c'è la nonna tu. Poi dopo aver mangiato la frittatina normale, era grossa, però a noi ci piace più grossa. Secondo me dobbiamo esagerare a livelli mondiali. Però, siamo dagli ingredienti. Quali sono i siamo ingredienti? Siamo con lo chef nazionale, il grande zuccio, siamo in mano all'arte ragazzi, perché la frittatina che vi piace tanto la fa lui. Quindi, bucatini spezzati già bolliti, burro, farina, andiamo insieme per fare il roux, poi aggiungeremo il latte che sta già sul fuoco, già lo abbiamo già un po' bollito, con sale e pepe, provola per il ripieno, parmigiano e il mix dello chef. Mix segreto, piselli, carne, bello saporito. Più un ingrediente segreto. Che sta solo lo chef lui, Che non si può dire. Gian Andrea, cosa sta facendo lo chef in questo momento? Questo è il roux che vi dicevo prima, prende burro e farina a fuoco basso, si addensa e ci aggiunge piano piano il latte per fare la beciamella. Quante ne sai, Gian? Un cucciolo. Vogliamo vedere quanto pesa? Ma la verità. Anche perché la dobbiamo praticamente abbattere qua dentro, così esce bella tutta. Vai. No, abbiamo perso un pisello. No, abbiamo perso mezzo grammo. Lo ricorderemo. Saranno la differenza nei nostri stomaci e nel record. Comunque sembra vagamente il timballo. Non so se la conoscete, però è praticamente la stessa cosa, solo che è fatta a pasta al forno. Ci arriviamo a 2 kg spaccati, no? Sì, facile. Siamo a 1,8 kg. 1,936. No, ce la facciamo. Giusto, giusto. Impegno, dai, però. 2 kg! 2 kg spaccati! Sì, sì, va bene, 2 kg, vai io, perfetto! E manca ancora pure la pastella! Ma di solito, scusa, Gian Andrea! 180 grammi! Quella che hai mangiato prima! Quella che ho mangiato prima è 180 grammi, quindi diciamo quasi. Dai, 10 volte tanto! Sì, più di 10! Più di 10 frittatine! Tanto! Beh, io devo bere per preparare il mio stomaco, lo devo allargare! Dopo averla messa in battitore, chef, a lei! La nostra torta è pronta! Vado! Vado! Cioè sembra veramente una torta, guarda, sotto c'è pure il latte che sembra... Adesso ci mettiamo... cioccolato bianco e mettiamo ancora. Ah, giustamente la nostra la pastella. La pastella. Paro! Ma che è una ganache? Paro! Questa è opera d'arte comunque, a parte gli scherzi, cioè... Sempre massaggiate come il baglio, raga. Sarebbe fiero massaggio. Cioè, questo è il culetto, guarda Gino, vedi come va... La spatola umana. Eccolo! Momento topico. Ma si spacca. Un
molto divertente. Oh! 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 Era, o la va o si spacca. Eccola! Cos'è? Ma che sono 2 kg, è un miraggio, è vero. Ah, proprio come le torte, vuole! Vado! È andata! Allora, maestro. Abbiamo partorito, ragazzi. Maestro delle spaccate, dovrà spaccare come non ha mai fatto in vita sua. Secondo me si sente tipo ASMR. Aspetta. Sentiamo. Oh. Oh. Oh, ragazzi. Silenzio assoluto. Eccolo! Madosta! E si è tenuto, vai, guardate qua. Allora io, sinceramente, farei un applauso a tutto lo staff. Mamma mia, hanno trasformato un antipasto praticamente in un menù completo, guardate qua. No, è incredibile. La parte più importante, oltre alla preparazione, anche il gusto, ma non credo ci saranno dubbi. Ma andiamo. Ma io, è il più buono a mangiare in vita mia. Forse è più grande. È proprio soddisfacente, vai. La cosa perché bella è che lo stesso sapore di prima, però moltiplicato. Moltiplicato, esatto, sì. Infinito. Perché secondo me, oltre al fatto di entrarti in bocca, non il cibo, secondo me pure per come lo tieni ti fa soddisfare, no? Sembra tipo la fetta di maccheroni, più ignorante. Esatto. Mamma mia, è ancora più ignorante. Non è cambiato niente. Cambierà. I sono qui. Come al solito, solo il nostro peso. E beh, promossa. Quindi a quando la mettiamo sul commercio? Ci pensiamo. Facciamo sapere. Vabbè, quanto paghereste? Quanto paghereste una frittatina del genere? Scriveteci. Ci mangiate almeno in 4, vi divertite. Pranzo completo. Sì, è un pezzo di questo in 4. Sì, penso voi di sì, un pranzo ce lo fai. A voi. Io pagherei onestamente tra i 20 e 25 euro. Per 4, cazzo, mangio 4 persone. 20 euro è fatto bene. Facciamo 50. A pensare un attimo ai costi, bollette, gas, personale. La mano d'opera. Fate mangiare allora, tutto quanto, facci dare un corso urano. Vai, Mirko, vai. Solo uno. Sai, cos'è? Sì. Questo è uno morso, Mirko, sono 6 morsi. Mamma mia, aiuto. Clamorosamente pazzesca. Ma è più buona la fetta della normale questa. È grossa. Più grossa è meglio, no? Sto facendo l'amore. Dopo tutti al bagno di Colossus per l'intasamento. Quindi l'intervento è riuscito. Siamo riusciti a fare il Guinness World Record, sì, della frittatina più grande al mondo. Assolutamente sì, ma io vogliamo uscire su tutti i giornali. Aspettiamo perché solo la medaglia di riconoscimento ufficiale. Segnalateci anche tutti qua. Ma ce la darà per forza. Jerry, aspettiamo solo te. Quindi voglio, arriviamo a 50.000 mi piace per fare la torre di pizza più grande del mondo. Altezza, vero Gianna? Sì, dobbiamo, abbiamo visto che è stato facile per voi farlo. Dobbiamo mettervi alla prova. E quindi, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci ripicchiamo al prossimo video. Bella, ragazzi.